Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Quest'oggi recensione di un libro di poesie che sta facendo veramente scalpore ovunque, su giornali, riviste, sul web, che è anche il luogo dove io l'ho conosciuto, e l'autrice mi ha inviato una copia per recensirlo. Sto parlando di Dolore Minimo di Giovanna Cristina Vivinetto, che a luglio, se non ricordo male, controllo la data della dedica, sì, a luglio mi ha inviato il suo libro, che se non erro uscito per Interlinea, a maggio di quest'anno. Ci ho messo un po' a leggerlo, ma non perché non mi sia piaciuto, anzi, chiariamo subito questo punto, che Dolore Minimo è sicuramente la Silloge Poetica Rivelazione dell'anno per quanto mi riguarda e anche per quanto riguarda un po' tutto il pubblico di fruizione della poesia, a quanto pare, e anche giustamente. Dunque ne parlerò in termini più che positivi ed elogiativi. Ci ho messo tanto per il semplice fatto che ho preferito godermi appieno le composizioni lentamente, assaporandone pezzo per pezzo, segnando le poesie che mi erano piaciute di più, i passaggi che ho preferito, e ce ne sono stati parecchi. Continuo a cambiare mano perché non capisco quella con cui sono più comoda. Tornando al libro, Dolore Minimo è un libro particolare per la tematica che affronta. Infatti non si tratta di un'opera con poesie che affrontano argomenti disparati, diversi, ma si tratta di una silloge che procede con una progressione temporale e logica, affrontando un tema ben preciso e unico che riguarda l'autrice in prima persona, ovvero la transessualità. Qui la Vivinetto affronta proprio il suo percorso di transizione in versi, nella maniera che meglio le riesce, e come dicevo poc'anzi, ha la forma anche di un racconto perché c'è una progressione. Infatti, il libro è diviso in tre parti, che adesso vi leggo perché non ricordo con precisione i titoli, che sono Cespugli d'infanzia, La traccia del passaggio e Dolore Minimo. Qui si vede proprio il percorso che ha affrontato, le varie fasi di scoperta, accettazione di se stessa, poi il cambiamento e l'accettazione anche da parte degli altri, della società e di tutte le riflessioni che orbitano attorno a questi macrotemi. Nella prima parte, Cespugli di infanzia, vi è una preminenza della natura, una natura che è appunto madre, donna, femmina, che inizia a guidare l'autrice attraverso i primi passi della scoperta di sé, della scoperta di un'altra sé. Nella seconda parte diciamo che c'è un focus molto più interno, su ciò che a livello fisico è variato, cambiato in maniera ormai immutabile, prima a livello mentale. Il rapporto con se stessi, il vedere il mutare del proprio corpo, sapere che prima c'era un qualcos'altro, che sei tu, ma al contempo stesso non sei tu, ed è un rapporto assolutamente ambiguo e difficile da definire, ma che viene qui descritto in maniera perfetta. Infine, nell'ultima parte, Dolore Minimo, si parla molto del rapporto con gli altri. A volte sono un altri generico e a volte invece si tratta di persone importanti nella vita dell'autrice, come per esempio i suoi familiari. Quindi secondo me si ripercorrono molto bene queste tappe fondamentali, la scoperta del sé, l'accettazione e poi l'accettazione altrui, che non è che deve essere per forza necessaria, cioè chi se ne frega se gli altri ci accettano o meno, ma del vedere come gli altri si rapportano al cambiamento, soprattutto nei confronti della transessualità. Io spero che l'autrice non se ne dolga, vorrei leggervi un componimento per ogni sezione, soprattutto per farvi capire la bellezza di queste poesie, per farvi capire lo stile di cui andrò a parlare tra poco e ovviamente le tematiche di cui vi ho parlato poco fa. Considerate che io ho fatto una marea di orecchie, quindi adesso sarà anche difficile scegliere le poesie da leggervi. Una volta l'anno ti scendevo a te, madre, d'autunno. Tu mi accoglivi con foglie tra le maniche, disperdevi al vento a ogni mio arrivo. Capivi, madre, l'ordine nascosto delle cose. Così quando ai miei 8 anni sussurravi, figlia mia, io ti rinnegavo tante volte quante erano le foglie che svolavi. Siamo foglie d'autunno, figlia mia. Era il tuo unico dolce monito. Per i successivi 10 anni discesi a te ogni autunno, madre. E ti vedevo, come eri solita fare, disperdere foglie e sibilare tra le labbra nomi di donna, nomi di figlia a me ignoti. L'autunno dell'undicesimo anno scesi a te, madre, ma non ti trovai più. Le foglie restavano ammucchiate, non c'erano mani a liberarle nel vento. Ti chiamai, sussurrai il tuo nome, sciogliendo la verità in esso nascosto. Quell'autunno al posto tuo
Invece delle tue mani dispersi le foglie, mi nominai al vento, riemersi dall'inferno che mi moriva in petto. Fu così che mi arresi al dolore dei nomi quando capii che quel nome che andavi chiamando era il mio. Già partendo da questa poesia possiamo vedere com'è lo stile della Vivinetto, che io ho trovato delizioso. Delizioso perché secondo me si avvicina tanto alla poesia un po' più classica, quella più contemporanea, è il giusto mix, lo stile che io personalmente prediligo. Che cosa intendo dire? Che si sente proprio l'eco classica del verso più sognante, più onirico, soprattutto in questa poesia ce ne sono di altre molto più concrete, ma si sente anche l'incedere più prosastico, non colloquiale ma discorsivo, in cui ci si discosta chiaramente dalla poesia che abbiamo per esempio studiato a scuola, proprio perché presenta elementi a noi contemporanei di freschezza che secondo me sono indispensabili per scrivere buona poesia. Per la traccia del passaggio vi leggo questa. Era come avere 10 anni, scoprire il gioco delle forme sotto le pieghe del maglione, il gonfiore nitido dei seni doloranti il lunedì mattina, e chiedersi il perché. E forse si tornava bambini nell'immaginare allo specchio le traiettorie di vite future, le tracce sul corpo adolescente di un sotterraneo divenire. Così all'età di 20 anni il mio corpo ne mostrava 10. 10 i piccoli seni, 10 i fianchi sottili, 10 le mani mai quiete in puerile agitazione, 10 i sessi atrofizzati, incapaci a un tratto di evocare desiderio. La cosa che mi piace molto delle poesie dell'autrice è il linguaggio preciso, molto tecnico nel descrivere. Un attimo! Un linguaggio che ho trovato tecnico, ma non nel senso di scientifico, nel definire alcuni termini, alcune condizioni. Per esempio, le mani in puerile agitazione, i sessi atrofizzati, un linguaggio che è sì tecnico, ma anche doloroso, pungente e freddo. Questo freddo si contrappone al calore della vita vissuta, della propria esperienza che sgorga da questi versi come un fiume in piena. Il dolore mi ha ricordato un coltello in questa raccolta, un coltello che ti pungola pian piano sul costato, ti crea qualche ferita che stenta a rimarginarsi e tu continui a vedere le cicatrici e le vedi per tutto il libro. Ora per la parte finale di Dolore Minimo vi leggo quella che è la mia poesia preferita di tutta la Silloge, però in realtà è composta da 3 parti, vi leggo solo la prima perché è abbastanza lunga, ma giusto per farvi capire l'intensità. Vi lascio anche sotto in realtà un video in cui l'autrice stessa legge questa poesia, secondo me la legge in una maniera spettacolare e la prima volta che ho visto quel video sono scoppiate le lacrime, proprio così, e quindi mi emoziono anche a leggerla. Guardate quella madre, non porta con sé un dolore comune, ricorda di aver avuto un figlio, e anche il treno su cui è salito in agosto per costruirsi un futuro. Alla stazione di Siracusa l'ha visto tornare il suo figlio maschio dopo anni. Era lì davanti a lei, ma non era più maschio. Una femmina, una giovane donna, dove si specchiava, le veniva incontro. La guardava, non era vero, pensava, le somigliava. Che dolore non comune, pensava, non averti data alla luce, figlia mia, quando bisognava. Spero di aver reso giustizia almeno un minimo con questa mia lettura alle poesie bellissime di Giovanna Cristina Vivinetto. Come potete vedere lo stile è sia a tratti dolce e lieve, proprio nel senso di scorrevole, delicato, e invece a tratti è proprio una pugnalata dritta nel petto, è doloroso come da titolo, soffocante. È un libro che al contempo fa male ma lenisce, perché in questo libro vi è appunto una narrazione completa fatta di momenti bui ma anche momenti di risoluzione più positivi, in cui tutto inizia ad avere il proprio posto come in un puzzle. È un libro denso di emozioni, un libro che racconta una storia personale, ma anche la storia di tante altre persone, che si fa da portavoce, che rende palese una condizione di molte altre persone che noi spesso e volentieri non comprendiamo proprio perché disinformati. E leggere questo libro ti fa capire molte cose in più su argomenti in cui non siamo del tutto ferrati.
Inoltre ho apprezzato tantissimo davvero le citazioni classiche, proprio nel vero senso del termine, mitologiche, come mi viene subito in mente a Tiresia, che come sapete poté mutare sesso una volta nella vita. E proprio rispetto a questo c'è anche il concetto del donna sia come figlia che come madre, una donna che si è data luce da sola, che è un concetto molto molto forte che mi ha straziato in più punti, ma che è forte sia dal punto di vista doloroso che sotto una luce molto più positiva, perché la forza contenuta in questa stessa definizione non possiamo comprenderla semplicemente. Tra l'altro, molto bella anche la copertina, come vedete qui ci sono due figure, una maschile e una femminile, si torna a quanto ho appena detto. E altri dettagli interessanti, vi è una presentazione di Dacia Maraini, delle considerazioni finali di Alessandro Fo per quanto riguarda la metamorfosi, che ovviamente è un concetto importante per tutta l'opera. Detto questo, io penso di aver parlato abbastanza e di avervi detto tutte le cose importanti su questo libro, che poi mi sia piaciuto e mi ha emozionata tantissimo, immagino l'avrete capito. Io vi consiglio tanto, tanto di leggere questa Silloge poetica, con cui secondo me anche una persona che legge poca poesia può empatizzare molto più facilmente, perché è più storia, c'è una narrazione di fondo e soprattutto c'è tanto sentimento e emozione, che è impossibile che non vi faccia provare qualcosa. Questo libro è ricco di sentimenti, quindi in un modo o nell'altro si empatizza con l'autrice, ci si sente dentro le sue parole e si sente colpiti dai versi che scrive. Io ringrazio ancora tantissimo Giovanna per avermi permesso di leggere il suo libro, grazie, grazie perché è stata un'esperienza unica. È veramente bello e quindi dovete leggere tutti Dolore Minimo, ve lo raccomando caldamente, uno dei libri più belli dell'anno, oltre che una delle silogie poetiche più belle che io abbia mai letto in tutta la mia vita. E detto questo, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così vi raccomando di lasciare un mi piace, un commentino e se vi va ovviamente di iscrivervi al mio canale attivando anche la campanellina. Di nuovo io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.